Allora, quartiere Arancitelli, a Pescara tutto si trasforma ma nulla cambia. Si abbattono palazzi, si annunciano militarizzazioni, si promettono interventi decisi, ma poi i problemi restano sempre gli stessi, anzi si accumulano. Il Comitato per una nuova Arancitelli lancia un segnale forte a tutte le istituzioni annunciando azioni clamorose se non si impone una decisa inversione di tendenza nell'affrontare la questione. Tutto ciò che è stato fatto non è servito a nulla, dal ferro di cavallo abbattuto per cancellare di netto la criminalità, l'attività di spaccio si è spostata in altri luoghi. Mancano investimenti per una riqualificazione prima di tutto sociale e sugli ormai noti palazzi clerico non sembra esserci all'orizzonte un provvedimento di totale demolizione, limitandosi a una sommaria recinzione che non scongiura il rischio di bivacchi da parte di sbandati e tossicodipendenti. Sicuramente la questione dei palazzi clerici al momento è un po' quella più scottante dopo la sentenza del TAR che di fatto, diciamo, non dice niente di nuovo, però chiaramente noi abbiamo una situazione che è ancora ferma, dove non c'è soluzione per la risoluzione del problema, quindi o per la demolizione o per la vendita degli immobili, comunque per andare ad eliminare quella sacca di degrado che comunque abita i palazzi clerici. Ricordiamoci che qualche mese fa è capitato l'incidente al Vigile del Fuoco, cioè sicuramente non possiamo aspettare un altro morto perché già ci sono stati in passato in quell'area per andare a risolvere il problema. Ecco, tra l'altro l'abbattimento del ferro di cavallo non sembra aver risolto tanto i problemi perché lì le azioni di microcriminalità proseguono. Assolutamente sì, ha semplicemente spostato il problema, cosa che abbiamo, diciamo, sempre detto. Chiaramente non è demolendo un edificio che vai a risolvere i problemi di degrado sociale e urbano anche di quel quartiere. È chiaro che bisogna fare interventi di altro tipo, bisogna intervenire sugli altri alloggi popolari, sulla manutenzione degli altri alloggi popolari. Proprio oggi abbiamo un incontro con l'assessore cremonese per discutere di alcune questioni, appunto, del quartiere inerenti le case popolari. Bisogna vedere cosa ci sarà al posto del nuovo ferro di cavallo, se ci saranno veramente dei servizi. Se ci saranno ulteriori alloggi, bisogna risolvere il problema di Via Tronto, anche lì diventato un luogo occupato da senza tetto tossicodipendenti. È un problema che è rimasto invariato, in questi anni comunque non è cambiata la situazione, quindi bisogna fare un intervento un po' più incisivo, che sicuramente non è militarizzare le strade, perché non è che così andiamo a risolvere il problema. Un intervento, diciamo, multilivello, dalla scuola, appunto le case popolari, gli spazi pubblici, i parchi, tutto quello che c'è nel quartiere.